Grazie a Cavinato, a questo punto il terzo workshop lo presentano congiuntamente Tina Napoli e Mustaccio. Buongiorno a tutti, abbiamo cercato di sintetizzare alcune proposte di metodo più che di contenuto. Ricordo che il workshop numero 3 aveva come mega temi, uno era le city food policy, cioè le politiche territoriali del cibo che hanno come le città come prime protagoniste, e legato a questo alcune invece l'individuazione di ancora alcune strettoie normative in tema di etichettatura, ma non solo, che rischiano poi di vanificare anche le migliori intenzioni e i migliori percorsi. Per supplire in parte alle carenze non volute della giornata di ieri in merito a questo tema, cioè ricordo che le City Food Policy ieri purtroppo non hanno avuto una relazione in plenaria, il professor Bonomi purtroppo per motivi di salute non ha potuto partecipare, la pensavamo che più che ascoltare Alessandro Mustaccio possa essere interessante in questa occasione, visto che abbiamo qui presente con noi il project manager di tutto il percorso milanese che ha delineato le politiche locali del cibo su incarico della città di Milano. Io quindi preferirei dare, poi chiudiamo invece con le proposte, perché, ma per non parlarvi del sunto finale delle City Food Policy senza che abbiate avuto la possibilità di orientarci su questo tema che è piuttosto, in parte anche piuttosto nuovo, dico, io inviterei il dottor Andrea Vecci, che è il project manager di questo processo milanese, a raccontare l'esperienza di Milano. Ieri nel workshop abbiamo presentato anche l'esperienza di Pisa e di Torino, direi che forse quella di Milano è quella più articolata, più complessa, e quindi ci serve come introduzione. Se va bene, io direi una decina di minuti, e poi in pochissimi minuti andiamo a fare un po' di sintesi. Dovremmo aver caricato la presentazione. Ok, richiamo il dottor Beck al fatto che dobbiamo rispettare i tempi, perché molti hanno i treni già prenotati, quindi la scaletta oggi, gli orari devono essere assolutamente insomma rispettati per consentire a tutti che hanno prenotato il treno pensando di riuscire a restare fino alla fine di poter insomma stare fino alla fine. Quindi siccome questa sessione è prevista che si chiuda alle 11.30, noi alle 11.30 dobbiamo chiudere questa parte. Possiamo arrivare fino alle 11.30 come workshop 3? Alle 11.30 è accettabile? Scusate, io non ho problemi, però era previsto anche un periodo di dibattito, se vogliamo non fare il dibattito e chiudere, però pensavo che vi interessasse comunque. L'importante, credo, per il rispetto di tutti quelli che partecipano e che hanno prenotato dei treni e che altrimenti rischiano di non poter vedere sentire concluso, cioè vedere i lavori fino alla fine, chiedo riterrei opportuno il rispetto degli orari. Io rubo, spero positivamente 10 minuti. Mi scuso con quelli che hanno seguito il workshop 3 di ieri, cercherò di non ripetermi però, perché vorrei raccontarvi alcuni aspetti che avete già toccato nella prima relazione e nella seconda relazione di questa mattina. Quello che vedrete in questo momento è una sintesi di un percorso che è durato un anno e mezzo e che serviva in modo molto rapido
a portare un organismo di governo, un organismo politico, quindi una giunta e un consiglio, a deliberare attorno ad un piano strategico del cibo, piano che è effettivamente uno strumento di pianificazione volontaria, che la città di Milano il 16 di ottobre del 2015 ha deliberato e che è composta da 5 priorità. Queste priorità sono obiettivi chiari, concreti e verificabili da qui al 2020, sono declinate con una forma di delibera abbastanza anomala perché contiene dei dati analitici su ciascuna di queste priorità, contiene dei principi, molti dei quali sono ritrovabili nelle relazioni che avete fatto questa mattina, anche nell'ultima relazione, sono dei principi che fanno riferimento a diritti, a politiche, a dimensioni umane, no? Umanesimo, consumerista, ho sentito, diciamo, insomma. Ci sono poi delle azioni e delle sottoazioni, quindi è una politica volontaria, ha un suo monitoraggio. Quello che vedete in questo momento è uno dei 3 strati che sono stati analizzati. Questo percorso è stato ed è tuttora gestito dal Comune di Milano e dalla Fondazione Cariplo. Sono stati coinvolti 50 professori universitari e oltre 700 organizzazioni in città. Questo è un documento di lavoro pubblico che è stato utilizzato dalla Giunta per il suo dibattito interno, dai dirigenti di moltissime DG, lo potete trovare sul sito dedicato alla Food Policy di Milano, è in italiano e in inglese, poi dopo vedremo anche perché, si chiama foodpolicymilano.org. Abbiamo definito queste 10 come questioni politiche, quindi un piano volontario deve per forza avere una governance il più possibile partecipata, perché una policy, cioè una politica, è incernierata sicuramente sul bilancio dell'ente pubblico, ma deve poter indicare obiettivi collettivi a cui possono avere accesso anche privati per raggiungere. Quindi la governance è molto rilevante in questo lavoro, e poi insomma qua rivedete molte delle parole chiave che avete già utilizzato oggi, quindi l'educazione, gli sprechi, l'accesso al cibo, il benessere, l'ambiente, l'agroecosistema, quindi il settore produttivo. Milano è una città che produce, un sistema produttivo agricolo molto, molto rilevante, anche la sua cintura, i prodotti, la ricerca di qualità, la domanda di qualità dei consumatori, dei cittadini è elevatissima. Abbiamo analizzato anche il sistema della finanza. Questi sono stati i 4 ambiti di ricerca, quindi qual è il ciclo alimentare, si chiama così quel particolare percorso che va dalla produzione fino allo smaltimento dei rifiuti, si chiama proprio ciclo alimentare, il contesto della città, quelle che sono le politiche agite dal comune e le politiche invece agite dal basso, quali sono le azioni dal basso. Questo è molto schematico, è il ciclo, quindi quando voi anche a livello internazionale guardate a quelle che sono le funzioni che portano a consumare il cibo, questo è il modo con cui vengono definite, appunto, ciclo alimentare. Quindi abbiamo analizzato tutti questi aspetti del ciclo in città. Non possiamo dimenticarci del contesto, no? Quindi al di là degli aspetti funzionali che portano un cibo ad essere sano, buono, giusto e consumabile, ci sono tutta una serie di valori, no? Ieri Zamagni parlava del consumo espressivo, no? Ieri mattina, quindi sono tutta una serie di valori che sono incernierati in una città. Quindi abbiamo il tema toccato anche nella relazione precedente del cibo e della legalità, una fortissima attenzione alla salute. Guardate ieri tutto il lavoro che è stato fatto sulle etichette, no? Quindi c'è un valore molto rilevante che viene dato al nutrirsi. In città è più sentito rispetto ad altri, sia negli eccessi positivi sia negli eccessi negativi, cioè in come si manifesta la malnutrizione, la denutrizione, la scarsità di accesso al cibo. Questo è un'analisi dettagliata di quelle che sono le politiche del comune, che il comune fa già sul cibo. Quindi noi definiamo food policy un piano che mancava, lo definiamo con una parola straniera perché è diventato e sarà uno standard internazionale,
vi rubo poi due secondi anche su questo, e ci sono tutte le 10 questioni rappresentate qua dentro e tutti gli aspetti del ciclo alimentare. Abbiamo analizzato tutti i contratti, tutte le delibere, tutte le partecipate, tutte le attività degli assessorati e tutte le progettazioni che il Comune di Milano svolge anche con enti terzi, quindi che vanno ad essere caricate al di fuori del bilancio del Comune. Perché una politica del cibo metropolitano debba essere incernierata, incentrata su un sindaco e non su un assessore? Questa è una slide che dimostra quelle che sono le competenze degli assessori ad oggi sulla sinistra e quelli che invece sono i temi delle 10 questioni. Quindi noi abbiamo mostrato alla Giunta che di educazione non se ne occupa soltanto la scuola, come è stato più detto in questi giorni anche da voi. Vi ricordo ancora la relazione di Olivero ieri mattina, no? Sulla pedagogia dei consumi, quindi il commercio a Milano fa moltissima educazione. Quando io entro in un supermercato a Milano ho tantissime informazioni e supporti. Pensate a tutti gli house organ che vengono prodotti a Milano riviste, diciamo così, di tipo locale legato al cibo, alla produzione e al consumo. Expo ha chiaramente manifestato questa domanda, quindi ho fatto l'esempio dell'educazione, ma tutti, dai mercati alla produzione agricola, alla gestione delle mense, all'ambiente, sono tanti assessorati che insistono su questi temi. Abbiamo analizzato anche, abbiamo fatto una fotografia veloce, rapidissima, a dicembre dell'anno scorso, ripeto, molto rapida e spedita, perché volevamo portare dei politici e degli amministratori a prendere delle decisioni, di 220 progettualità presenti sul cibo, che avessero a che vedere sul cibo, sia dentro, diciamo così, principalmente fuori dalla competenza del pubblico. Di queste 220 progettualità, guardate quante si occupano di educazione e quanti di commercio, sono le due punte più alte, quindi la società civile, il terzo settore, le grandi ONG, le grandi organizzazioni ambientaliste, i gruppi d'acquisto, ma anche le organizzazioni del commercio, anche il mondo delle imprese si stavano occupando di queste due emergenze. Emergenza educazione, emergenza commercio, quindi progettualità inerenti al cibo di questo tipo. Perché food policy? Perché una delle cose che ha convinto il sindaco di Milano e la Fondazione Cariplo a fare, intestarsi questo progetto è questa immagine, un'analisi che abbiamo anche inserito nel libro, che racconta un po' anche la genesi di questo percorso, che si chiama Food and the Cities, edito per Edizione Ambiente. Abbiamo analizzato 87 casi di piani strategici, di assessment, di politiche e di governance. Il Food Council è appunto quello che una delle 5 priorità che il Comune di Milano si è dato un mese fa, è quella della costituzione di un consiglio metropolitano del cibo che avrà il compito di gestire questo piano del cibo. Verificarlo, di valutarlo, di declinarlo in azioni sempre più aggiornate, sempre più specifiche, quindi associato ad una. Ci sono state nel corso degli ultimi 20 anni delle evoluzioni di queste politiche del cibo metropolitane, con degli accenni diversi tra continenti. Abbiamo alcuni che si occupano principalmente del tema dell'accesso, altri del tema della sicurezza alimentare, altri della disintermediazione tra la produzione e il consumo, altri sugli aspetti sanitari e della salute. Vado via veloce per raccontare poi alcune, abbiamo analizzato e rappresentato alcune timeline e forme di una decina di città, quelle più rilevanti, quindi abbiamo Vancouver, New York, Toronto, eccetera, eccetera, con altri schemi che raccontano quali sono le interferenze politico-istituzionali con le forme di partecipazione dal basso, con le iniziative premianti o non premianti nei confronti delle imprese.
abbiamo analizzato le ultime novità riguardanti le soda tax negli Stati Uniti, oppure le pollution tax per l'accesso o meno nel centro metropolitano, sempre legati al cibo e alla logistica. La riduzione delle polveri sottili ha un generatore importante nell'approvvigionamento di cibo a livello metropolitano. Vi do alcuni dati, così, giusto perché qualcuno di voi lo chiedeva, no? Quindi, qui ad esempio sul tema della demografia e delle povertà a Milano noi abbiamo 352 enti caritativi che distribuiscono 135.000 pasti, questo è un dato quotidiano, quindi immaginate perché in città abbiamo le due più grandi multinazionali, perché è vero, sono così, le due più grandi multinazionali che si definiscono food banks, con due approcci diversi, un forte approccio logistico-distributivo che è banco alimentare, un altro invece che mette al centro molto di più la persona, che è Caritas, quindi abbiamo degli eserciti di volontari, ma anche sempre più di professionisti, sono due realtà del terzo settore che fanno ricerca, investono in ricerca per ottimizzare il più possibile questi processi, perché chiaramente sono processi molto stressanti per la città e è sempre più fuori controllo, nel senso che poi è sempre più difficile intestare il bisogno ad una persona, perché poi insomma si osservano fenomeni di gentrificazione, cioè ci sono essendo una città che allestisce in modo così intenso servizi di welfare, abbiamo fenomeni di migrazione e di attrattività, quindi anche servizi sociali di altri comuni che invitano in modo, diciamo così, illegale o non manifesto i loro utenti a servirsi dei servizi del privato sociale milanese. Questi sono alcuni dati sugli sprechi, ho visto che vi siete focalizzati moltissimo, quindi noi abbiamo circa 15.000 porzioni che vengono recuperate e queste sono porzioni recuperate dalla refezione scolastica, quindi una delle nostre partecipate pubbliche che si chiama Milano Ristorazione, che produce 88.000 pasti al giorno per le mense scolastiche e per gli ospedali. Si ritira anche il pane e la frutta proprio on demand tutti i giorni, no? Più possibile, perché come vedete sono cifre molto, molto rilevanti. Ecco, tenete presente che non si riesce a fare tutti i giorni, si riescono a fare appunto, il pubblico riesce a fare questi ritiri pubblico su pubblico, cioè eccedenze pubbliche da ridistribuire nei servizi pubblici, diciamo così, a stagioni. Non si riesce a garantire, il pubblico oggi non riesce a garantire questo servizio quotidianamente. C'è tutto il tema tra i nostri nutrizionisti che abbiamo coinvolto, appunto questo tema dell'obesità, che è uno dei fattori di rischio. C'è un bellissimo tool online che abbiamo pubblicato sul sito del Servizio Statistico del Comune di Milano, che mostra quali sono le abitudini alimentari dei milanesi. Questo è uno studio statistico fatto dal Comune, che fondamentalmente mette a rischio una grandissima platea, perché poi siamo tutti di fretta, siamo tutti di corsa, non abbiamo la possibilità di fare la spesa, di avere insomma la quarta gamma, come si diceva, la grandissima a Milano, e questo è un po' una stima di quello che costa la crescita dell'obesità, in particolare infantile. Queste sono stime un po' vecchie, bisognerebbe aggiornarle, non abbiamo delle stime, abbiamo soltanto delle prove campione della ASL di Milano, quindi un obiettivo di ricerca è andare a capire esattamente qual è il costo sulla salute dei cittadini milanesi di questo tema. Ecco qua, vi lascio questa slide molto, molto interessante perché chiaramente la spesa alimentare è la seconda spesa di una famiglia dopo la casa. La media milanese è di 399 euro al mese, rappresenta il 14% della spesa totale delle famiglie. La carne incide per circa il 20% sulla spesa alimentare. L'analisi fatta sulle famiglie straniere è che dimezzano la propria spesa e non è vero che diminuisce la spesa passando dal centro ricco alla periferia povera. In assoluto la spesa totale diminuisce sensibilmente, ma non quella del cibo.
l'analisi sulle due categorie di stranieri e milanesi mostra come ci siano delle diverse scelte di acquisto di cibo rispetto all'offerta distributiva. Guardate il salto che c'è tra l'hard discount tra i milanesi e gli stranieri. Abbiamo fatto un'analisi ambientale, questi sono i valori dei consumi di cibo a Milano quotidiano, li abbiamo trasformati in impatti ambientali, no? Quindi quanta CO2 è contenuta e consumata, abbiamo anche rappresentato l'impronta idrica, no? Quindi sapete che ci sono tecniche ambientali per trasferire in questi parametri, il cibo che i milanesi consumano ogni giorno è pari a 1,2 idroscalo se atterrate a Linate, quel grande lago che vedete di Tosca. Ultima cosa, prima il secondo workshop diceva ma andiamo a vedere meglio dentro gli sprechi, vorrei fermarmi anche su questo. Allora, quando anche ieri Segre ricordava il 30% di sprechi a livello globale, questo è come si compone il 30%, cioè questo 30% in realtà è assolutamente ottimizzato nelle filiere della trasformazione, cioè chi si occupa di trasformazione alimentare ha già raggiunto la soglia massima di riduzione degli sprechi, perché stiamo parlando del 3%. Anche quello che vedete, l'unico secondo noi ricerca pubblica, poi ci sono quelle private ma nessuno ha accesso, l'unica ricerca affidabile pubblica è quella di COP, che appunto dichiara 7 kg all'anno al metro quadro per superficie commerciale di eccedenze alimentari, e quindi anche diciamo la distribuzione e la ristorazione hanno quasi raggiunto e ottimizzato. Vedete che la maggior parte degli sprechi stanno tra la produzione e il consumo. È molto importante anche per delle associazioni di consumatori come voi cercare di ragionare e capire perché il 38% resta sul campo, e uno dei motivi è quello finanziario, il prezzo. Uno dei motivi per cui ci sono sprechi è dato dalla volatilità dei prezzi. Io vi ho preso anche abbastanza tempo, cioè, tutti i temi logistici, qua ci sono analisi di consumi energetici tra la cultura convenzionale, la cultura biologica e la cultura biologica a produzione locale. Questa è stata una ricerca fatta ad hoc per la Food Policy di Milano su alcune filiere proprio tipiche del nostro luogo. Poi l'ultima cosa è l'analisi sul il chilometro zero. Di fatto c'è purtroppo perché uno dei grandissimi argomenti che è sempre stato usato per incentivare e favorire la nascita dei farmer at market, cioè la diminuzione dell'impatto sulla logistica, è vero se e solo se il raggio di questo sistema di distribuzione arriva a entro un chilometro, dopodiché di fatto tutti usano l'automobile anche dentro la città per recarsi al farmer market. Quindi di fatto questa analisi di tipo ambientale smonta un po' l'idea che il chilometro zero, in particolare il farmer market in un contesto metropolitano, serva a ridurre effettivamente le emissioni. Vi ringrazio, spero in qualche modo di aver approfondito e avervi dato degli spunti e degli stimoli in più, e lascio la parola alla